il visibile, creano la massa, quindi non è la massa ad essere responsabile della gravitazione, ma a sua volta il generatore dei vortici d'onda. Tutto è vortice d'onda, compreso anche la gravitazione. Ecco qui un altro esempio di griglia universale distorta appunto dai vortici d'onda. Quindi, come dice Dale Pond, che è presidente della Free Energy Svizzera, l'interazione fra tutte le cose è vibrazione ed è relazionata al fenomeno vibratorio, cioè noi studiando le vibrazioni possiamo pervenire alla conoscenza di tutte le cose, come dicevo prima citando la frase di John Waller Keely. Andiamo a vedere, perché ve lo devo anche dimostrare quello che sto dicendo, fino adesso sono solo chiacchiere. Uno dice i pianeti interni, per esempio, che sono Mercurio, Venere, Terra con la Luna e Marte. Poi c'è il bracciale degli asteroidi, chi ha letto Zaccaria Sitchin, Tiamat, io lo chiamo anche Lucifer, c'è stato l'incontro miliardi di anni fa fra Nibiru, che ha il moto destrorso, mentre tutti gli altri pianeti girano in maniera sinistrorsa, c'è stato questo incontro ravvicinato, naturalmente non uno scontro, come di solito si dice, ma basta passare a migliaia di chilometri di distanza che c'è questo effetto di risucchio, per cui in realtà, per chiudere qui la questione, come dice Zaccaria Sitchin, Lucifer Tiamat non è altro che la Terra, che poi ad effetto fionda passò dall'attuale posizione del bracciale degli asteroidi all'attuale posizione appunto in cui è oggi la Terra. A che distanza sono i pianeti? Abbiamo detto che se conosci la musica conosci il macrocosmo, conosci tutto ciò che c'è da conoscere, sono a distanza di quinta musicale. Come diceva Pitagora, non l'ho scoperto io, Pitagora già nel VI secolo a.C. diceva: attenzione, che io mi sono strutturato la scala, do, re, mi, fa, sol, la, si, e l'ho derivata dalla sovrapposizione di tutte quinte, fa, do, sol, re, la, mi, si, proprio perché i pianeti sono a distanza di quinta, perché le piante si dividono secondo rapporti organici di quinta, così come le diramazioni delle vene, le diramazioni dei fiumi seguono questo stesso procedimento, per cui alla fine viene fuori l'accordo perfetto maggiore e minore, che è derivato da questa concezione di divisione delle quinte e anche della sezione aurea. Ma andiamolo a vedere se veramente questi pianeti sono a distanza di quinta. Intanto, stranamente, il re, che è il centro di tutto il sistema degli accordi maggiori e minori, generando quindi tutto ciò che è in alto e anche in basso, mi sono permesso di chiamarlo anche Ra. Re Ra è il sole, il centro del nostro sistema solare e sistema musicale, perché allora a questo punto il sistema musicale è lo specchio del sistema solare. Guardate un po', se partiamo dal sole appunto, Mercurio dista 70 milioni di chilometri. Intanto, che cos'è una quinta di nuovo? E ve la faccio sentire. Do, re, mi, fa, sol. Se facciamo il salto e non facciamo tutti i gradini, do, re, mi, fa, sol, ma faccio il salto, do, sol, in musica si dice intervallo, è chiaro. Ho fatto un salto. Matematicamente parlando, fisicamente parlando, da che cosa deriva? Se io prendo una corda, dice Pitagora, la divido per tre e ne faccio risuonare due, ho la quinta. Allora, corda intera, do, due terzi, sol, corda intera, do, due terzi, sol. La frequenza è tre mezzi, che è l'inverso della massa. Allora, se Mercurio dista 70 milioni di chilometri, facciamo per tre mezzi, 70 per 3 è 210, diviso 2 è 105. In azzurro sono segnati i milioni di chilometri medi proposti dalla scienza astronomica attuale. Guardate invece i chilometri che vengono fuori in rosso facendo il rapporto tre mezzi. 105, Venere dista 109,
facciamo per tre mezzi, viene fuori 157,5. La Terra dista 152 milioni di chilometri in media. Facciamo per tre mezzi, viene 236, Marte dista 249 milioni di chilometri in media. Qualcuno mi ha detto, Alessio, non c'è una corrispondenza perfetta. E gli ho risposto con una frase che il gran sacerdote dice a Pitagora quando questi va a fare il corso di perfezionamento a Memphis, nel mio libro I numeri della musica e la formula del cosmo, perché mi sono inventato una sorta di dialogo. I miei allievi mi hanno detto, professore, voi dicete sempre le cose belle, però ce lo potete spiegare in maniera semplice. Ho detto, io adesso mi invento che Pitagora se ne va a fare un bel corso di biennale di perfezionamento, un biennio superiore in Egitto, come del resto succedeva a quell'epoca. Sapete, tutti i greci che avevano le possibilità mandavano i propri figli a studiare in Egitto, perché l'Egitto era l'ultimo baluardo di una conoscenza sumerica, astronomica, matematica e architettonica. Lo sappiamo benissimo che oggi non c'è nessuna tecnologia per costruire la piramide di Cheope, quindi ho detto tutto. E allora Pitagora va a studiare a Memphis e il gran sacerdote gli dice, ricordati sempre Pitagora, quando vai ad analizzare il mondo circostante, che la matematica della natura non è la natura della matematica. Cioè, con questa frase gli sta dicendo che la matematica è sì un trasduttore più preciso della realtà, ma non è la realtà, è sempre un trasduttore. Così, per fare un altro esempio, e ci intendiamo, la registrazione di un concerto ascoltato in CD o sul CD, proprio perché è presente in quanto ci sono delle tracce sul CD, non è la sinfonia ascoltata dal vivo, assume già delle caratteristiche totalmente diverse. Pensate che per riprodurre quello che avviene in un concerto dal vivo c'è bisogno della camera, l'hanno fatto sferica, con 270 altoparlanti che racchiudono in pratica l'individuo che sta al centro. Solo in questo modo noi possiamo riprodurre la realtà, perché la realtà è diversa. Poi sappiamo oggi che con i CD c'è già un appiattimento delle frequenze, con l'MP3 ancora di più. Ecco perché noi insegnanti di musica sconsigliamo l'uso dell'MP3, perché in pratica è come non vivere più la realtà, ma una sorta di registrazione di una realtà virtuale che non corrisponde se non nei termini proprio minimi rispetto alle frequenze che noi possiamo ascoltare. C'è un impoverimento in pratica dell'ascolto uditivo. Il mio consiglio è quello di ascoltare sempre musica dal vivo quando potete, e se no con i vinile i 33 giri erano molto più precisi da questo punto di vista, sapete, cioè sembra che stiamo andando avanti, ma in molti campi stiamo andando indietro. Ecco la struttura a sezione aurea delle galassie, cioè accordo perfetto maggiore, accordo perfetto minore anche qui. Quindi che cos'è la creazione? La creazione è l'energia pura che diviene materia, con i vortici d'onda. Sapete qual è la differenza fra la luce e il suono? Che il suono che noi ascoltiamo è un milione di volte più lento. Quindi in realtà non c'è differenza fra luce e suono, perché se noi acchiappiamo la luce, gli abbassiamo il suo livello frequenziale, diventa suono. Se prendiamo il suono, gli alziamo il suo livello frequenziale, questo suono diventa luce. Diciamolo in una maniera ancora più semplice, glielo dice sempre il gran sacerdote a Pitagora: se quando l'acqua diventa ghiaccio o diventa vapore, gli dice, caro Pitagora, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo semplicemente un abbassamento di frequenze dell'acqua, perché l'elemento rimane sempre lo stesso e diviene ghiaccio. Se gli alziamo la frequenza, lo portiamo a livello di vapore e così via. Allora la materia è un diverso aspetto vibratorio dell'energia, ma il livello più basso, quello visibile. Ecco perché di solito negli insegnamenti esoterici e mistici si dice alziamo il livello vibratorio, perché